Ancora grandissime vittorie per la Dirty Dancing School di Agropoli, che dopo gli ottimi risultati del Mondiale di Sarajevo fa incetta di premi al Mondiale di Latin Style, che si è svolto a Genova dal 15 al 16 novembre presso l'RDS Stadium. A Genova si sono sfidati ballerine e ballerini di tutte le nazionalità e il livello tecnico era altissimo, ma i risultati portati a casa dalla scuola di ballo agropolese sono stati eclatanti. Il risultato più importante è stato il titolo di campionessa del mondo vinto da Giusy Comunale, che conquista una medaglia d'oro meritatissima dopo quella di bronzo al Mondiale in Bosnia-Erzegovina, oltre a due medaglie d'argento. Inoltre il duo sincro latin formato da Giusy Comunale e Ilaria Santa Lucia ha portato a casa due medaglie d'argento e una di bronzo. Ma non finisce qua, infatti il gruppo Spice Boys and Star ha portato a casa un notevole secondo posto, gruppo formato da quattro atlete della Dirty Dancing School e da tre di due importanti scuole di ballo campane, ovvero la Star Dance e l'Olimpia Studio Dance. Inoltre il gruppo Las Brillantinas and Divinas ha conquistato un buon quinto posto. La Dirty Dancing School di Agnese Di Biasi continua ad imporsi a livello internazionale e a mantenere alto il nome della città di Agropoli anche nella danza sportiva. E vince il campionato del mondo rumba solo female adults l'atleta Giusy Comunale.